preoccupato. Ieri ero preoccupato perché Thuram, per come la vedo io, è il segreto del miracolo sportivo che sta dipingendo l'Inter, perché l'Inter quest'anno, dopo quello che è successo quest'estate, parlo di cessioni ovviamente illustri, l'Inter sta dipingendo un miracolo sportivo e Thuram è uno degli artefici di questo miracolo sportivo. Ieri ero molto, ma molto arrabbiato. Si è visto, però, ragazzi, a me piacerebbe avere a che fare con gente che ragiona, che usa la testa, non con chi guarda solo la palla che entra dentro. Io ti dico determinate cose quando siamo primi in classifica, quando siamo tra le squadre più belle, tra virgolette, in Europa a livello di sviluppo di gioco e quando abbiamo fatto un figurone contro una grandissima squadra contro come l'Atletico Madrid. Non te lo dico quello che ti ho detto ieri o l'altro ieri, non te lo dico quando la squadra va male e si perde, è troppo facile. Io determinate cose te le dico quando la squadra va bene. Per quello a me piacerebbe avere a che fare con gente che usa la testa, capito? Con gente che usa il cervello, non con chi guarda solo ed esclusivamente entrare la palla dentro. Come ti dico che alla fine, ragazzi, questa storiella non può durare molto perché la FIFA vuole che i club si autosostengano. Dall'altro, stamattina è arrivata la bordata di Gobisso della Fiorentina, no? È arrivata la bordata di Gobisso. Se uno è onesto intellettualmente, se uno è serio, te mi devi dire come fai. Mettiamo il tifo da parte, mettiamo un attimo i sentimenti da parte, cerchiamo di essere leali, sinceri, realistici, capito? Cerchiamo di essere realistici. Commisso dice. Poi andiamo a Carlos Augusto. Commisso dice ai tifosi, ci ritroviamo a competere con club indebitati fino al collo. Che agiscono come se nulla fosse. Chi fa aumenti di capitale, ma ancora esposizioni debitorie notevoli. Quindi ce l'ha con noi. Da anni chiediamo applicazioni delle regole, ma non è cambiato nulla. Quindi, Gobisto, lo sappiamo che non c'è simpatia tra lui e Zang. Ritira l'ennesima bordata a Zang. E allora io, non guardando solo la palla che entra dentro, perché ieri anche ero nervoso perché non guardando solo esclusivamente la palla che entra dentro, davanti a un miracolo sportivo come sta dipingendo l'Inter, vedere che purtroppo, scusate un attimo, vedere che purtroppo ti ritrovi. Meno male, io avevo letto 20 giorni, un mese ieri mattina. Sembra molto meno, e addirittura la cosa che a me premeva è avere Tikus Turam e di avere Tikus Turam contro l'Atletico Madrid. Ma vedere comunque una squadra in questa maniera che può contare solo su due attaccanti a me mi fa incazzare. Va bene, ragazzi, io ve lo dico, i risultati positivi potrebbero essere un boomerang, soprattutto per il cinese, occhio perché ora va tutto bene, entra la palla, siamo belli, ma se non investi, muori. E per come la vedo io, e te lo ripeto, io lo dico in un momento di estasi, in un momento dove va tutto bene, non te lo dico quando si. Non te lo dico come l'anno scorso, 12 sconfitte, campionato regalato al Milan, te lo dico ora, io te lo dico ora. È inaccettabile che una proprietà non investa da 4 anni e che continui a tenere un club esclusivamente solo con soldi a debito. Perché sei costretto a viaggiare a vista, non puoi programmare nulla. Poi come funziona? Le ipotesi a favore di Zhang sono tutte vere, mentre le ipotesi a sfavore di Zhang non sono vere. Non si va da nessuna parte, perché il giochino di continuare a fare debiti, di andare a prendere i parametri zero e finisce. Se non investi, muori. E a me non mi interessa solo vincere ora, a me mi interessa vincere nel tempo, avere un progetto. E ad oggi tutte queste cose qui non le puoi avere. Per quello, e poi riguarda Carlos Augusto. Secondo me, ripeto, secondo me a Zhang nessun pazzo gli presterà i soldi.
Nessuno gli farà un altro finanziamento. Qui si sta parlando di un riscadenziamento che lui allunga, carica ancora i conti, cioè, e purtroppo, cioè, le leggi lo permettono. Ma l'UEFA sta cercando in tutti i modi di vietare questa cosa qui, ovvero sia, cosa sta cercando di vietare l'UEFA? L'UEFA sta cercando di far sì che i club siano autosostenibili, si sostengano da solo, cioè i soldi per mantenerti non ti devono, cioè il 70% dei soldi per mantenerti non devono arrivare dai debiti che fai o dai prestiti, te li devi far arrivare da te, che altrimenti questo, ragazzi, non è più nemmeno sport. Ma di cosa ragioniamo? Andiamo a Carlos Augusto, poi vedremo cosa succederà. Andiamo a Carlos Augusto. Carlos Augusto è un giocatore clamoroso. Ha avuto il suo periodo di ambientamento, l'abbiamo visto anche l'altra sera quando è ritornato. Può fare il braccetto di sinistra e può fare anche il tutta fascia. Io di Carlos Augusto ne parlo dall'anno scorso quando era al Monza. Ha una falcata importante, ha una tecnica importante, ha una fase difensiva importante. È un giocatore completo. E ad oggi io farei all'incontrario, perché Di Marco sicuramente è un grande giocatore. Ma quando devi tenere la palla dall'altra parte è un grande giocatore. Quando devi contenere un attimino gli attaccanti, Di Marco lì dura molta fatica, mentre Carlos non dura fatica né in fase difensiva e né in fase offensiva, soprattutto ora che è entrato negli schemi di Inzaghi. Quindi io ad oggi farei questa cosa qui. Si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, invertirei i ruoli. Eleggerei Carlos Augusto titolare e metterei Federico Di Marco in panchina, lo farei entrare in partita in corso. Ci becchiamo dopo. Ciao Inter.